vediamo dal campo di Levanto questa bellissima giornata, questa bella arrivo dei ragazzi del Real Valdivara, e alla prossima, al prossimo campionato. Siamo insieme a Paolo Schiaffino, presidente della squadra del Real Valdivara, una soddisfazione, anche un risultato abbastanza alto, insomma, anche per la squadra che ha subito, perché i ragazzi giravano, cercavano di fare il meno possibile, ma è inevitabile. Certo. Come diceva il mister, non si può tirare il pallone agli uccelli. Esatto, sì, davanti, quando si arriva davanti alla porta poi è difficile dire al ragazzo di tornare indietro, di fare un passaggio, di non fare gol. So che l'altra squadra era rimaneggiata, giocavano parecchi bimbi sotto leva, quindi questa è una cosa che ci ha, tra virgolette, aiutato per raggiungere l'obiettivo, che era quello appunto di arrivare primi in questo campionato provinciale. Approfitto dell'occasione per ringraziare innanzitutto i ragazzi che sono stati splendidi, presenti agli allenamenti, seri, con tutto l'impegno. Anche alla squadra perdente. Assolutamente sì, infatti ho speso due parole dicendo che mi dispiace che erano rimaneggiati, perché c'erano parecchi bimbi sotto leva. E quindi il risultato di oggi non ha una grande importanza. Grazie al mister che ci ha dato la possibilità di raggiungere questo obiettivo, grazie alla società che ci ha messo a disposizione tutto quello che ce la mette a disposizione. L'ultimo pezzo toglilo, perché ho visto che la preparazione atletica mi sembrava superiore per quanto riguarda anche il loro gradino di possibilità. Secondo me sono già pronti anche per l'anno prossimo. Se la squadra ha questo corpo, può veramente continuare a dare dei risultati concreti. Sì, sì, assolutamente sì. Questo c'è da ringraziare il mister, che ha fatto una preparazione durante l'anno perfetta, a cominciare dalla preparazione prima del campionato, e siamo arrivati all'ultima giornata con, come si dice, con le gambe e con la testa. Ottima prestazione oggi, però ricordiamoci sempre, e questo mi dispiace molto sportivamente, che l'altra squadra aveva parecchi problemi, parecchie mancanze. Quindi ripeto, il risultato di oggi non è assolutamente importante. Io faccio sempre l'ultima domanda, chiudo sempre con questa domanda, perché nello sport c'è sempre qualcosa che uno vorrebbe arrivare, fare. Siamo arrivati al top oppure c'è ancora un sogno nel cassetto? Al top non si è mai, specialmente al nostro livello. Abbiamo ancora da migliorare diverse cose, sia a livello di società, sia a livello di ragazzi, di rose, di squadre, e sicuramente ci impegneremo per fare ancora di più quest'altr'anno. Insomma, il settore giovanile del Real Valdivara è un settore giovanile importante, è una realtà, abbiamo tutte le squadre dagli allievi ai pulcini, ai primi calci, e si tratta solo adesso di mettere l'impegno per riuscire a migliorare ancora quello già di buono che abbiamo fatto quest'anno, insomma, perché ricordo che anche gli allievi nel girone provinciale sono riusciti a darci questa soddisfazione di vincere il campionato, quindi due squadre iscritte, due squadre che hanno portato a termine. Beh, un risultato che ha, diciamo così, soddisfatto sia il presidente, sia i mister, sia il gioco, cioè portato a casa veramente un grande successo, con un buon proselitismo per l'anno prossimo, che ci fa ripartire un po' più a squarciagola. Sì, 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 l'entusiasmo sicuramente aumenterà, la base abbiamo visto che c'è, e quindi si tratta solo, ripeto, di inserire qualche tassello e riuscire a migliorarci ancora. Un grazie al presidente, grazie del contributo, alla prossima. Allora adesso fare un po' di festa a casa, là sicuramente staranno aspettandoci. Sì, 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 ci stanno aspettando giù a Beverino nel nostro stadio, e faremo un po' di festa ai ragazzi, allenatori e dirigenti che ci hanno dato una bella mano. E allora, ci vediamo nel 14-15. Okay. Alla festa, grazie, grazie. Chiudiamo così dal campo per la partita che abbiamo appena finito. Abbiamo finito anche di sentire i ragazzi, le opinioni, quello che è, e poi quello che dà sempre questo Prato Verde. Questo Prato Verde che ci entusiasma in tutti i momenti, se siano ragazzi, siano squadre di prima, di seconda, che si faccia mondiali e che si faccia squadrette di pulcini. Il calcio giova sempre a tutti quanti. Un ciao da Armando, ora ci porteremo sulla festa per continuare i festeggiamenti.
Abbiamo lasciato il campo ed eccoci in campo un'altra volta, ma in campo veramente coi fiocchi, perché stiamo preparandosi alla degustazione dell'Asado, una cosa eccezionale che sta preparando il nostro amico Marcello con Lino, e in questo momento si stanno assaggiando la qualità del prodotto, perché i ragazzi sono pronti e quasi affamati. Qui siamo pronti adesso a gozzovigliare nella maniera più eccezionale. E vediamo come arde, come la carne prende calore, per poi questa sera, fra poco, inizierà a dare veramente grande piacere a tutti quanti. Una mangiata in compagnia con una giornata in grande soddisfazione che lo sport ha voluto regalare a questa società. E diciamo così, buon appetito! Ed eccoci, siamo pronti per la grande festa, e la festa di Beverino, con i ragazzi del Val di Vara. Ed ecco la grande entrata della squadra che oggi ha portato a termine. Vieni qua, sono arrivati qua tra i loro beniamini e si godranno così la serata in compagnia. Un urà! 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 Ed eccoli qua, abbiamo sentito il grido del campo che è arrivato a Beverino. Ed eccoli qua i ragazzi della Val di Vara. Chiudiamo così in compagnia di questi ragazzi che hanno dato soddisfazione oggi al campo e questa sera qui, insomma, ci meritavano quello che in realtà è stato fatto, e abbiamo visto il loro gioco portare a termine un grande campionato. Abbiamo sentito le opinioni del presidente, e questo è una realtà eccessiva, ma che sono anche loro attenti di questo grande avvenimento. Un saluto da parte nostra, un ciao alla prossima e al prossimo campionato. Un ciao da Armando.